I due poliziotti erano delineati abbastanza, in maniera abbastanza simile già nel romanzo. Io ho fatto delle piccole variazioni adattandole ai miei protagonisti, ovviamente. Per esempio, mi piaceva l'idea, nel romanzo il poliziotto Silvestri, quello buono, diciamo così, ma ecco, già mi sbaglio, perché qua non ci sono i buoni e i cattivi, come avrete capito, come ricorderete, nei miei film è difficile trovare scritto in fronte ai personaggi io sono buono, io sono cattivo, e credo che sia questo uno sforzo di contemporaneità anche, cioè lo spettatore è maturo abbastanza da decidere, da tirare le somme lui, secondo me. Il cinema che faccio io, che voglio fare io, che interessa a me anche da spettatore, è quello che mi porta a una responsabilità, che mi porta a delle decisioni, che mi permette di non solo guardare ma anche discernere, di decidere. Ecco, quindi i personaggi erano impostati più o meno così, e devo dire Silvestri, che Joel nel film aveva appena avuto un figlio, a me piaceva l'idea di mettergli questa aspettativa, questa attesa, questa inconsapevolezza del futuro, questa ombra che aleggia su di lui, sulla sua professione, sui suoi valori, su tutto. E poi ho calcato un po' di più su Bellucci, cioè Sassanelli, rafforzandoli forse un po' di, però insomma c'erano già nel libro queste caratteristiche fondamentali, e che sono la realtà dei fatti. In fondo il film, nel suo essere anche, come dire, irrisolto nel prendere posizioni in quella coppia, incarna le contraddizioni della società italiana di questo momento, che è indecisa, no? su quali sono, se ci sono dei nuovi valori, quali tenersi saldamente dal passato, ed è un po', come dire, in uno stallo, se vogliamo.